Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò come si realizzano delle manine per le vostre bambole in pasta di zucchero. Vi mostrerò due tecniche. Sono due tecniche diverse, una è più semplice, una è un po' più elaborata. Spero vi sia di aiuto. Il primo metodo che vi mostrerò è un metodo molto semplice. Dopo aver creato il braccino, prepariamo la manina schiacciando delicatamente la pasta con un dito e creando una palettina. Mi raccomando, non schiacciate tantissimo la pasta perché deve avere un determinato spessore, se no la manina non viene bene. La pasta che sto usando è la Saracino Model color pelle. Con un cutter andiamo a incidere a una certa altezza il taglio del pollice. Se notate, le nostre mani hanno un angolo di 90 gradi tra il pollice e le dita. Di conseguenza, nel modelling di una mano, io andrò a togliere 90 gradi con il cutter, 90 gradi di pasta. Guardate bene il taglio. Ecco qua. Ho tolto esattamente 90 gradi. Durante i corsi molte ragazze mi dicono: ma è tanta la pasta che va tolta? E io vi dico sì, è tanta la pasta che va tolta, perché fare questo taglio, se avessi fatto questo taglio al posto di quello che ho fatto, guardate bene, quanta pasta avrei avuto? Tantissima. Quindi il taglio preciso è proprio 90 gradi. Ora, tenendo conto del fatto che le dita sono della stessa dimensione del palmo della mano, io andrò a tagliare le dita della bambolina alla metà esatta della palettina che ho schiacciato in precedenza. Quindi non andrò mai a tagliare all'altezza del pollice, ma lo taglierò qui. Taglio il primo dito, l'indice, andando verso l'angolo della palettina, verso il pollice. Taglio il secondo dito creando un altro piccolo triangolino. Taglio il terzo dito creando un altro piccolo triangolino. Come vedete, sto facendo le mani simili a quelle della Disney. Il mignolo va tagliato verso l'esterno. Come prima ho tolto un pezzo di pasta dal lato del pollice, adesso toglierò un pezzo di pasta verso l'esterno. Ho già una manina. Se voglio esagerare, andrò a modellare leggermente le dita, piano piano, a una, in questo modo, di pochissimo. Modello il pollice e premo all'interno del palmo della mano. Raddrizzo le dita. Questo è un errore che si fa spesso, cioè quello di non portare di nuovo dritte le dita della manina. Riportandole a posto, la mano sembrerà già migliore rispetto a quando le vediamo praticamente disordinate in questo modo. Quindi se io le riporto a posto, così vedrò la mia mano già meglio di come la vedo quando le dita sono disordinate. Questo è il metodo semplice per creare una mano in pasta di zucchero. Adesso vi faccio vedere un metodo leggermente più elaborato. Per la creazione della mano realistica, creerò sempre una palettina, però stavolta un po' più spessa. La faccio più spessa perché mi servirà per poter modellare le dita. Il mio consiglio per quel che riguarda il modelling con la pasta Saracino è quello di farla sostare un po' fino a farla raffreddare. Se vi ostinate a modellare con la pasta molle, non riuscirete a ricavare quello che vorrete in 3D. Tagliamo sempre il pollice a 45 gradi e tagliamo sempre, eliminando ovviamente 90 gradi di pasta circa. Stavolta
Taglierò un pezzetto della palettina per accorciarla. Guardate lo spessore, è diverso da quella di prima. Smusso un po' i bordi e la ammorbidisco. Inizio a modellare il pollice e lo piego rendendolo più naturale. Vado a tagliare le dita, tenendo sempre conto del fatto che non sono all'altezza del pollice, ma sono più in basso. 1, 2 e 3. Cercate di tenere un po' più largo il taglio delle prime tre dita e un po' più piccolo quello del mignolo. Modellatele. Facendole passare, cioè modellando, le dovete modellare ruotando tra il pollice e l'indice, ogni dito singolarmente. Ammorbidite bene anche la punta per togliere la squadratura del taglio. Infine, il mignolo. Ricordatevi che il medio è più lungo rispetto ad anulare ed indice. Ovviamente il palmo in questo caso è molto corto. Faccio come nella manina precedente e vado a schiacciare il palmo della mano, allargando anche la base delle dita, rendendola più naturale. Guardate come il taglio che abbiamo noi nella mano. Per esagerare ed esasperare ancora di più lo spazio tra le dita, userò un pennellino in silicone, in questo caso della Cerart. Sto usando il Cerart K2209, numero 2. E modello la base delle dita. Stringo leggermente il palmo della manina. E sistemo tutto, sempre con il pennellino, punta conica. Creo la piega del pollice. E lo rendo il più naturale possibile. All'interno posso anche divertirmi a creare le varie righe che sono alla base delle dita e anche eventualmente il taglio delle falangi. Sul dorso posso anche fare il segno dei tendini. Ecco qua. Una mano leggermente più realistica di quella precedente. La posiziono nel modo che mi garba di più. E ho le mie due belle manine. Semplice e realistica. Perdonate le luci, ma purtroppo non riesco a fare di meglio. Con questo abbiamo terminato per oggi. Vi auguro un buon lavoro e spero davvero di potervi aiutare con i miei tutorial. Alla prossima!